fermati, altrimenti ti lancio un chiaro e forte avvertimento, Claudio. Un chiaro e forte avvertimento. Attento. Ti lancio un chiaro e forte, anzi, batto anche i pugni sul tavolo. Perbacco. E così ti fermi, no? Vabbè. Ti rendi conto che ti posso fare, che ti posso lanciare un chiaro e forte avvertimento? Tanto so che il tavolo non c'è, quindi me ne sbatto ai coglioni del fatto che tu sbatti i pugni sul tavolo. Se ti sbatti sui coglioni tuoi, non sul tavolo. E insomma, capito, dice che bisogna votare Movimento 5 Stelle per lanciare un chiaro e forte avvertimento al governo Renzi, alle... agli euristi, alle oligarchie di Bruxelles e via dicendo. E vabbè, questo è. Ci vuole tanta pazienza. Ci vuole tanta pazienza. Poi c'è uno che ci segue, uno che si... cui nick è Non sono su Facebook, che insomma sembra un po' critico nei confronti dell'ARSA. A proposito, cogliamo l'occasione per ricordare che l'8 giugno c'è la terza assemblea nazionale dell'ARSA al Ciampino, al Pala Cavicchi, e ovviamente siete tutti invitati a venire a questa terza assemblea dell'ARS. E insomma, la critica che ci fa questo amico che si chiama Non sono su Facebook è che siamo troppo ideologici e invece ci vogliono soluzioni pratiche. Spero di aver capito bene insomma il senso della, delle sue osservazioni. E però insomma, voglio dire, l'ideologia è... sono importanti, non sono importanti soltanto i meccanismi, come funziona il cambio, l'euro, quello e quella, la narrazione dominante che alla fine è la cosa più importante, no? Tu lo stavi dicendo poc'anzi, cioè che gli uomini del Medioevo... Ah, certo, stavo facendo, come stavo prima sentendo Ballarò. Allora, che per 4-5 volte di seguito, perlomeno da quando ci siamo sintonizzati, noi dicevano sempre no perché ce lo chiedono i mercati, lo vogliono i mercati, eccetera, eccetera. Infatti ho fatto questa considerazione, dico, certo che il regresso rispetto al Medioevo. Al Medioevo l'uomo comune era convinto che lo volesse Dio. Ce lo chiede Dio. Per no, cui veramente era disposto a sopportare qualsiasi cosa e a fare qualsiasi cosa. Invece no, adesso Dio è diventato il mercato, proprio uno scadimento totale, assoluto. Quindi le narrazioni, cioè le narrazioni dominanti, cioè le ideologie sono importanti. E noi abbiamo sperimentato negli ultimi decenni un importantissimo cambio di narrazione dominante, ed è su quella che bisogna concentrare anche l'attenzione, non soltanto sugli aspetti tecnici. Perché vedi, caro Claudio, la nostra Costituzione recita, l'articolo numero 1, che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Con il Trattato di Maastricht, approvato in sede europea nel novembre del 92 e ratificato dal Parlamento italiano a febbraio del 93, se non vado errato, le cose cambiano completamente, viene introdotto un nuovo principio, che è il principio di concorrenza. Il principio di concorrenza è un principio che va proprio contro, è diametralmente opposto al principio che dice che la Repubblica è fondata sul lavoro e tutela il lavoro. E questo è una cosa fondamentale. Perché? Ma se tu metti al centro la concorrenza, vuol dire che non è più il lavoratore il soggetto principale, ma diventa il consumatore, capisci? E il consumatore ovviamente ha interesse che ci sia concorrenza, perché tu vai al supermercato e trovi il telefonino di diverse marche, scegli quello che costa di meno, quello che ti piace di più. Il problema è che il consumatore coincide anche con il lavoratore, per forza di cose. Percettore di reddito. Certo, per cui per esempio una volta c'era il regime delle licenze, una famiglia poteva investire il suo capitale umano e anche finanziario aprendo per esempio un negozio di scarpe in una strada, otteneva una licenza e apriva un negozio di scarpe, e stava abbastanza tranquillo sul fatto che non si sarebbe ritrovato dopo qualche anno un concorrente di fronte nella stessa strada, cioè non le licenze, cioè l'ufficio urbanistica dei comuni. Credo che fosse quello, se non era quello, scusatemi. Era il commercio, vabbè, quello che era, decideva quanti esercizi di un certo tipo ci devono stare per ogni strada e via dicendo. D'accordo?
Oggi invece tu apri un'attività, a un certo punto arriva un altro, te sei piazza di fronte, oppure arriva un grosso centro commerciale e vende i tuoi stessi prodotti a un prezzo molto inferiore e tu non hai, capito, non hai nessuna certezza. E questo è una cosa grave. Perché è una cosa grave? Perché io ho parlato di questa cosa anche con i miei ragazzi, no? Ho detto, ragazzi, gli ho fatto una domanda, gli ho detto, ma qual è il periodo di svezzamento di un gatto? Quanto ci mette un gatto a diventare adulto? 20 giorni? 3 mesi, diciamo. In 3 mesi, 3-4 mesi un gatto è adulto, no? Un uomo, un essere umano, quanti anni ci mette? E un gatto vive 15 anni. Ah, quindi in proporzione. Allora, quanto ci mette un essere umano a diventare adulto oggi? Ci mette una ventina d'anni, la vita umana è intorno ai 70 anni, la vita umana attiva perlomeno. Quindi vedi che l'uomo ha bisogno di stabilità molto più di un gatto, insomma, no? Beh, la stabilità significa stabilità affettiva, emotiva e stabilità economica anche. Quindi una volta che tu metti la concorrenza al centro, tu privi le persone di un bene essenziale, che è la stabilità, la possibilità di progettare la propria vita, di fare un certo tipo di studi pensando che poi avrà un certo... E questo, se tu metti al centro la concorrenza, cioè il mercato, cioè la logica che il più forte è giusto che vinca, e questo viene a mancare. Per contrastare questa cosa ci vuole un intervento esterno, cioè lo Stato. Per questo noi dell'ARS siamo statalisti, questa è una ideologia, è vero, noi siamo portatori di questa ideologia statalista, che è esattamente l'opposto di un'altra ideologia. Perché non è che quello che dici. No, questo che dici tu, Ferenzo, è molto importante, perché però sembra che la contrapposizione c'è tra chi fa ideologia e chi fa la pratica, la concretezza, il pragmatismo, invece no, perché comunque si basa su un'ideologia che in questo caso è il liberismo, il libero mercato, eccetera, eccetera. E nel panorama quindi delle forze critiche dell'euro anti-euro, da questo punto di vista l'ARS si distingue proprio per questa cosa. Noi facciamo un'affermazione forte, siamo ideologici, abbiamo un'ideologia, pensiamo che lo Stato debba riconquistare un posto centrale nella vita economica della nazione, perché il compito dello Stato è quello di frenare, porre un limite al principio di concorrenza. Il principio di concorrenza invece è stato assolutizzato attraverso il Trattato di Maastricht, che è il fondamento dell'Unione Europea. Quindi noi quando diciamo che siamo contro l'Unione Europea, diciamo che siamo contro il Trattato di Maastricht e quindi siamo contro il principio di concorrenza eletto ad unico riferimento, a totem assoluto nella narrazione ideologica dominante. Io direi di concludere qui. Sì. Se mi meni un'altra volta ti lancerò altri chiari e forti segnali. Però posso procedere. Stai bene attento, no? Posso approfittare questa sera? Soltanto questa sera. Perché dici che te lancio solo forti, chiari, esatto, e forti. Poi in altra occasione mi reagisci. No, te do una pizza. Vabbè, lasciamo perdere. Sono mica grillino. Anche perché mi sto picchiando addirittura con l'immenso, la nostra Bibbia, il nostro punto di riferimento fondamentale, il vernacoliere. Va bene, ciao a tutti. Vabbè, ricordiamo a tutti l'appuntamento. Guarda che ti lancio un chiaro e forte messaggio. L'appuntamento dell'8 giugno a Ciampino, a Palagavicchi di Ciampino, terza assemblea nazionale dell'ARS. Tutti i soci sono costretti a venire. I soci sono precettati. Proprio precettati. Anche quelli non soci devono venire. Venite ad ascoltare questi ideologici, questi ideologizzati con il vernacoliere in mano, casa per casa, e vi vengo a farvelo capire con le buone, che dovete venire. Battiamo i pugni sul tavolo, sì, questo tavolo, te, il tavolo che non c'è, te.